Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans in un episodio leggendario. Capirete poi il perché. Siamo tornati finalmente nel mio account, siamo carichissimi e prontissimi per fare un episodio farming. L'evento di oggi è l'evento degli stregoni furiosi. Solamente dopo due giorni dall'inizio mi sono accorto della differenza rispetto a tutti gli altri, perché questo è un evento molto speciale. È il primo evento che necessita di 10 progressi per essere completato. Ci va a dare ovviamente una ricompensa maggiore, ci dobbiamo ricordare, anzi mi devo ricordare perché sono sempre io quello che fa fail, che devo utilizzare ben 12 unità di stregone e devo vincere le battaglie, cosa da non sottovalutare. Starete dicendo: Grax, hai fatto fail, il progresso già sta a 7 di 10. Ragazzi, l'ho fatto apposta, ne ho fatti apposta 7 offline, altrimenti il video sarebbe durato all'infinito. Ne faremo ben 3 in live e cercheremo di completarlo insieme. È un evento molto molto carino, ci hanno scontato sia gli stregoni che le pozioni furia, però le pozioni furia non danno il progresso, noi però lo utilizzeremo. L'unica cosa che mi rende un po' malinconico in questo video è la fine, il quasi termine dell'evento, dell'esperienza del clan per 3, mi mancherà tantissimo. Ci siamo divertiti un sacco a fare guerre e ripetizione, spero lo rimettano presto. L'evento salto, ragazzi, invece lo swaghiamo, non ci interessa. Prima di iniziare vi voglio ringraziare per tutto il supporto che mi avete dato sotto il video delle rivincite con i paguri. Ragazzi, siete stati fantastici, 10.000 like nel primo episodio e quasi 10.000 nel secondo, siete incredibili, vi adoro. Grazie davvero tantissimo per supportare ancora Clash of Clans, 5.000 like anche per un prossimo episodio, grazie a tutti per il supporto. All'inizio del video vi ho detto che si tratta di un episodio leggendario, e per quale motivo? I più furbi sicuramente già avranno visto il risultato del precedente sondaggio difese. Ragazzuoli ha vinto, per fortuna ce l'abbiamo fatta, il volano al 73% contro la torre degli arcieri. Non ci sto credendo, non ci credo ancora, l'hashtag no bullismo ha funzionato. Però sono buono, oggi mi sento carico perché oltre al volano, dato che sono strapieno di risorse, faremo anche una difesa extra, ovvero un cannoncino, così. Ne dobbiamo fare ancora un sacco. Vi faccio vedere da qui, dobbiamo fare ancora 2 cannoni, non pensate male. E io ne andrei a startare proprio uno qua sotto. 5 milioni, ci abbona le risorse, 6 giorni, andato il penultimo cannone. A questo punto starete dicendo: Grax, ma come fai a fare tutte le risorse necessarie per fare il volano a livello 6 che costa addirittura 7 milioni e 200 mila? Guardate a quante monete sono ora, 3 milioni e mezzo ragazzuoli, un trucchetto di magia, non guardate lo schermo, un secondino, tac, siamo già a 6 milioni e mezzo. Fantastico, solamente Grax può utilizzare questi trucchetti. Basta cavolate, forse ne ho dette pure troppe, è il momento di andare ad attaccare. Mi sono preparato già 2 eserciti, il primo una Gowiwi, il secondo una Gowipe, con entrambi 12 maghetti e 12 maghetti. Si vola ragazzi, chiamiamo il dio Martin Garrix, Animals Volume 400.000. Oh mio dio, non ci credo. No ragazzi, mi sto sentendo male, qui altro che Martin Garrix, 518.000. Farmare alle 1:30 è sempre un benessere, che top. Però da dove iniziamo? Devo utilizzare ovviamente tutto e l'artiglieria è anche attiva, probabilmente si scaricherà subito. Andiamo con i golem, velocissimi, spacchiamo subito l'artiglieria prima che si attivi. Perfetto, piccione, il piccione spennato, lo abbiamo devastato, tutto in rima. Utilizziamo tutte le streghette Grax, perché dici le bagianate? Ho utilizzato tutti i maghi subito, così evitiamo fail sicuri, proprio al 100%. Il fail è sempre in agguato, lì pronto a colpirmi da dietro una coltellata stile il goblin di terra. Siamo dentro e direi di infuriare a questo punto. Ho utilizzato tutto, dall'altra parte non ci sono miniere, sono tutte quante ammassate qui, quindi è ottima questa partenza, molto molto bene. L'elisir non ci importa, non abbiamo bisogno di elisir, il castello ce lo teniamo, l'importante è prendere il carboncino. La regina mi ha già ascoltato, mi ha predetto tutto, e telepatia, questa è un'altra furia. Sprechiamo tutta la furia, tutto, dai, utilizziamo tutte le elisir, non ci facciamo niente. La regina dove sta? Sta qui, poco più di metà vita, mentre il king ancora a piena vita, rimangono esattamente 60.000 di oro, e non me li lascio assolutamente sfuggire. Regina, dove sei? Ok, sta iniziando a prendere colpi, occhio che c'è la regina avversaria. Prendiamo l'altro carboncino, che spettacolo. Regina, non mi perire sotto i colpi della torre degli arcieri di livello 10, se non erro. Altri colpettini, me la rischio. Abilità ora, prendiamo il municipio di livello 11 e vorrei prendere qualcos'altro. Non pensate male, ma no, abbiamo preso tutto, top ragazzi, top. Il king dove sta? Dove sta? Direi di fargli riprendere la vita e di andare. Se io utilizzo anche lo spaccamuro, ciaone, 73%, non ho visto nemmeno il bottino finale. Perché sono stato così frettoloso? Comunque ragazzi, un 518.164. Già 7 milioni, questo sarà un top episodio farming. Ho messo in produzione il terzo esercito, andiamo ad attaccare. No, aspetta, prima vediamo il progresso. Il progresso 8 di 10. Per ora niente fail, lontani, via, karma negativo, via da qui.
Si parte! Un altro inattivo, troviamone sempre uno bello carico come quello di prima, spero. Ragazzoli, ho skippato come un malato più di... no, circa 200.000 se non erro, per trovare più di un 400.000, ma mi accontento di un 399.000, altrimenti torna a casa senza una moneta. Andiamo ragazzi da qua sopra, e infatti ho battezzato l'angolo sbagliato. Bravo Grax, direi di mandare non tutti i maghi, però ricordiamoci di mandarli comunque tutti. Discorsi abbastanza confusi da parte di Grax. Due pecconi da sotto, vado con i maghetti qua sotto sempre, non abbiamo purtroppo la regina. Un peccone qua da destra e andiamo con i goblin per prendere di massa subito tutte le miniere. Dai, l'oro è andato giù, ricordiamoci di fare il 50%, però i pecca ragazzi sono dei macellai. Ma guardate, guardate la pezza, pam, dritto, distrutta la fabbrica degli incantesimi. Ancora un'altra pezza, bam, giù anche l'estrattore, devastanti. 46%, 47, utilizziamo magari 15.000 monete sono qua sopra sicuramente. Rapidissimi, rapidissimi, il pecca entra, distrugge sicuramente il cannone. C'è il maghetto dietro che aiuterà la distruzione della torre degli arcieri, però 14 ore di scudo, io me ne andrei. 61%, aspettiamo, almeno aumentiamo un po' il bottino. No, non distruggiamo più niente. I 4 spaccamuro me li tengo, il king non lo utilizzo, il golem rimane lì fermo sul muretto. Ciaone. All'attacco ci siamo presi un 390.000 con il 91% di bonus, 63.000, non male per niente. Anche se sono un po' stretto di risorse perché sono a 7.300.000. Il terzo attacco sarà necessario per prendere un po' di distacco. 9 su 10 il progresso e già questa è tanta roba. L'esercito preparato per il terzo attacco è composto da giganti, valchirie, maghetti, vabbè, truppette standard. Andiamo a cercarci il terzo nativo, spero di trovarlo molto presto rispetto a prima che ci ho messo una vita. Chiudere con un 450.000 non sarebbe male, però non è facile per niente, perché guardate ragazzi, ha un sacco di roba interna. Io ci provo, cerchiamo di fare il possibile. Sono partito con 3 giganti, mandiamo un po' di arcieri a prendere principalmente gli edifici, perché l'importante è fare il 50%. Ok, un bel po' di roba messa, ci spostiamo magari di qua, da quest'altra parte, con un bel po' di gigantozzi. E qui però mandiamo i maghi perché esce il king e il king può far molto male. Qualche maghetto pure qua sopra per quella miniera, dai, maghetti sulla miniera, perfetti. Guardate ragazzi, proprio lì sono andati in quel punto dove li volevo, molto bene, 11%, e già me la sto facendo sotto. Goblin qua per prendere subito la miniera, prendiamo la miniera, presa la miniera. Ricordiamoci che abbiamo anche gli eroi, quindi non dovrebbe essere un problema, spero. Veloci, attivi, abbiamo anche le valche, utilizziamo gli spaccamuro, andiamo con le valche, andiamo con gli ultimi due maghi, vado con tutto ragazzi, vado con il castello, vado con il king, abbiamo anche le pozioni della furia e qui gli facciamo il macello raro, qui il macello violento. Utilizziamo qualche barbaro di qua per fare sempre percentuale esterna. 28%, non vedo più il king, dove sta? Qua sotto, potrebbe entrare, sta entrando, vuole entrare, entra il king, spacca la regina, andiamo sul municipio. Pensavo peggio, già siamo al 48%, tranquillamente martedì tagliamo il municipio, la regina sta sul deposito dell'Isir Nero, utilizziamo l'abilità, utilizziamo l'altra abilità proprio ora, sfondiamo tutto il centro e possiamo anche puntare al 100% del bonus, perché abbiamo un bel po' di arcieri che utilizzeremo magari da questa parte, i goblin, se riesco a cliccare su goblin sull'estrattore. Di qua, cioè qua sotto, barbarelli, un arcieretto e i miei reali stanno per morire, il king mi muore ora purtroppo. 77%, distrutto il cannone, distruggiamo la Tesla, mando l'ultimo goblin e ce ne andiamo con un bel 79%. Peccato, no ragazzi, guardate qui che sfiga. Non abbiamo distrutto questo, abbiamo preso tutto l'oro. Pensavo veramente molto peggio. 455.000 bonus al 100%. Attacco davvero ottimo che va a concludere questo episodio, perché sì ragazzi, evento completato, 100 gemme, 300 di esperienza. Voglio andare assolutamente a Master 3, infatti farò i trofei necessari a 2006 per vedere se si trovano magari qualche inattivo bello potente. E lì il bonus dovrebbe essere, non me lo fa vedere. Ah, eccolo qua, 110.000 raga. Uno sguardo veloce all'evento completo, vi faccio vedere ragazzi che sono le 2.20. È arrivato il momento di fare la difesa più attesa di sempre. L'avete votato voi con il 73% dei voti, il volano a livello 6, il secondo volano a livello 6. Lo andiamo a fare insieme con 7.200.000. 7.200.000 praticamente sprecatissimi. Guardate come scende l'oro. 1, 2, 3. Chi si è visto, è scomparso tutto, sono rimasto con gli spicci. Questa volta non me lo dimentico. Parliamo subito del sondaggio delle difese, ragazzuoli. Scontro abbastanza alla pari. Cannone contro torre degli arcieri. Il cannone è l'ultimo da portare a livello 12. Mentre per quanto riguarda le torri degli arcieri, ne mancano addirittura 3. Guardate che figata le fa addirittura selezionare. Considerate che poi dobbiamo portare tutti i cannoni a livello 13, ancora un sacco di roba da fare. Detto questo, ragazzuoli, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre un pollice in su, 5.000 per un prossimo
prossimo episodio. Il commento del giorno, ovviamente, ragazzi, è Soffioni Maxadi. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash of Clans, che sarà domenica. Probabilmente domani con Clash Royale. Un saluto da una Grax, al prossimo video. Ciao ragazzi!